Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle cose che non acquisto più. Questo perché nell'ultimo anno circa ho cambiato stile di vita e ci sono stati diversi cambiamenti nella mia vita privata che mi hanno portata a riflettere molto di più sulle cose che mi circondano, sul modo in cui io acquisto e consumo, ma in realtà anche sul mio rapporto con i social e in generale i social, nel senso che vedo tantissimi, tantissimi contenuti riguardanti le novità, gli acquisti ed essenzialmente nell'accumulare, prendere sempre cose nuove, spesso nemmeno interrogandosi sull'impatto che hanno queste cose sull'ambiente, sulla nostra persona. In linea generale, secondo me c'è un po' la tendenza ad associare il benessere non soltanto fisico, mentale, ma proprio economico con l'acquisto, no? E devo ammettere che io stessa, quando sono un po' triste, mi piace pensare a che cosa potrei acquistare o in generale quando faccio acquisti comunque sono felice. Ma è una cosa effimera, veramente molto temporanea. Non voglio farla molto lunga perché in realtà dietro c'è un grosso processo di crescita personale. Se magari vi interessa, fatemelo sapere qua nei commenti. Comunque sto facendo un percorso che mi ha portata appunto a domandarmi fino a che punto acquistare nuove cose, in generale gli oggetti, cose materiali, insomma, contribuiscano effettivamente alla mia felicità e al mio benessere. Quindi niente, nell'ultimo anno sono cambiate tante cose, mi sono accorta che, soprattutto andando a vivere da sola, molte cose che magari prima i miei acquistavano, comunque trovavo sempre in casa, non acquistandole più non ne ho sentite effettivamente la mancanza, altre cose invece, ho deciso io di cambiarle, di tagliare, di non utilizzare più, quindi pensavo potesse essere utile un video di questo genere. Innanzitutto per condividere con voi questa mia, diciamo, nuova consapevolezza e questo percorso che sto facendo, magari anche per esservi d'aiuto, darvi qualche spunto, soprattutto per risparmiare, cosa che mi chiedete in realtà sempre, come faccio a mettere da parte i soldi, risparmiare, eccetera, e vivere in maniera più sostenibile con un impatto, diciamo, ridotto. Io oggi condividerò con voi principalmente 5 cose che ho smesso totalmente di acquistare, più altre cose che pian piano sto eliminando o che ho ridotto notevolmente. Innanzitutto non acquisto più dischetti e cotton fioc, che acquistavo soprattutto per il trucco per applicare comunque dei prodotti sul viso. I cotton fioc in realtà semplicemente ho smesso di acquistarli perché mi sono accorta che non ne ho effettivamente bisogno. Certo, erano super comodi nel correggere ad esempio l'eyeliner o il trucco, soprattutto nelle parti dell'occhio, ma in realtà posso arrangiarmi semplicemente con un fazzoletto o con del cotone, con i pennelli, con le dita, insomma mi arrangio e va più che bene così. Se ci tenete particolarmente all'ambiente, soprattutto a ridurre la plastica nella vostra vita di tutti i giorni, eliminare i cotton fioc potrebbe essere una soluzione, oppure acquistare i cotton fioc di bambù. Sono sì più costosi rispetto a quelli di plastica, ma come tutte le cose un po' più costose, magari farete più attenzione ad utilizzare effettivamente quella cosa soltanto nel momento del bisogno e essere più parsimoniosi. Per quanto riguarda invece i dischetti, sto utilizzando quelli riutilizzabili, sono semplicemente dei panni in cotone. Si possono comprare così oppure li potete fare con degli scampoli di tessuto che avete in casa, sono veramente facilissimi. Io di solito poi li lavo con del sapone o li ficco in lavatrice con il resto dei panni. Siccome è qualcosa che utilizzo abbastanza frequentemente, ho deciso di passare a quelli riutilizzabili appunto per generare meno immondizia e soprattutto per risparmiare anche sul portafogli. Sempre a proposito di igiene personale, sono ormai quasi 2 anni che ho smesso completamente di acquistare assorbenti. Oltre ad avere un costo veramente esagerato, visto che sono considerati beni di lusso gli assorbenti, hanno anche un certo impatto ambientale, per cui io ho deciso quasi 2 anni fa per l'appunto di passare alla coppetta mestruale. Ultimamente ce ne sono veramente tantissime in commercio, magari provo a linkarvi qua sotto in descrizione le due che utilizzo io.
e perché ne utilizzo due? Essenzialmente perché quando utilizzo una posso sterilizzare l'altra e utilizzarle, diciamo, tutto il giorno. Personalmente non tornerei mai più indietro, nonostante i primi 2 mesi siano stati abbastanza tragici per quanto mi riguarda. È veramente comodissima da utilizzare, da pulire. Come vi dicevo, l'acquistate una volta la coppetta e vi dura per decenni. Passando invece alla cucina, una cosa che ho praticamente debellato al 100% sono i surgelati e i prodotti pronti. Io non ho tantissimo tempo da dedicare alla cucina e nemmeno tantissima voglia, sono sincera. So che ogni tanto io condivido con voi quello che preparo e sembra sempre che mi impegni chissà quanto, ma in realtà sono abbastanza pigra. Soprattutto anni fa, tendevo ad acquistare diversi prodotti pronti che non mangiavo ovviamente tutti i giorni, ma 2 o 3 volte a settimana sì. Con prodotti pronti intendo anche banalmente la pasta ripiena, la piadina imbustata, che so, le cotolette già pronte, per dirvi. In genere le cotolette non le compro, però per spiegarvi un po' i tipi di prodotti. La pasta ripiena la faccio per conto mio, non spessissimo, ma quando capita mi ci metto e ne preparo un po' che poi ficco nel congelatore. Non ho quindi smesso di utilizzare il congelatore perché in realtà congelo tante cose che preparo io, ma preferisco per l'appunto farle io. So bene che ci vuole del tempo, però almeno so tutti gli ingredienti che ci sono e dà una grandissima soddisfazione avere da parte il proprio cibo. Poi ho dei gusti un po' particolari, delle esigenze particolari, quindi almeno sono sicura al 100% che è qualcosa che mi piace seriamente. Oltre alla pasta ripiena, spesso congelo anche le polpette. A me piace tantissimo il macinato di tacchino e sforno polpette a go-go. Oppure un'altra cosa che congelo, ad esempio, la frutta, soprattutto i lamponi e i mirtilli, così posso fare dei dolci magari anche a distanza di tempo, oppure posso frullarli e farmi così gelato fatto in casa. O ad esempio, cosa che in realtà mi è capitata una sola volta perché in realtà tendo a fare le giuste proporzioni, congelo la pizza. Mi preparo io l'impasto, lo lascio lievitare un giorno e appunto preparo dei dischetti di pizza e li metto nel congelatore. Così quando ho voglia di pizza scongelo la mia pizza, che magari non è la migliore di questo mondo, però appunto è un'ottima soluzione se magari un giorno, che so, non ho voglia di cucinare o mi sono accorta di non avere tutto in casa per prepararmi qualche cosa. È una soluzione molto facile ricorrere al congelatore. A volte congelo anche dei dolci che faccio, che so, i waffle per esempio. Quando mi metto a farli ne faccio tanti e quelli che avanzano li tengo in congelatore, tanto si conservano 1 o 2 mesi. Nel caso ad esempio della piadina, io sono romagnola, quindi la piadina per me è sacra e tendevo a comprare tanta tanta piadina. Il fatto è che sono sempre imbustate nella plastica ed è una cosa che inizia a darmi molto fastidio, soprattutto nelle cose che tendo ad acquistare molto spesso. Quindi sto cercando di dimezzare, di ridurre il più possibile i contenitori, insomma le buste di plastica. Per cui mi faccio la piada in casa, anche se non è la vera piadina, me ne rendo conto. Però è comunque un passo, secondo me, nella direzione giusta, perché sto comunque impattando nel mio piccolo il meno possibile. E di nuovo, per fare la piadina ci metterò tipo 30 minuti a fare l'impasto e a cucinarla, ma proprio a dirla lunga, quindi in realtà non è sempre necessario tanto tempo per cucinare o per preparare qualche cosa. In realtà è che siamo molto pigri. E sempre a proposito di cibo, come vi dicevo, sto cercando di ridurre il più possibile l'acquisto della plastica, quindi non acquisto più sacchetti di plastica al supermercato o in giro. Mi porto sempre una sportina mia in tela o comunque una riutilizzabile in carta. Se non ce l'ho con me, cosa abbastanza rara perché tendo sempre a lasciare una busta in auto, quando mi ricordo me ne porto una anche nello zaino, però se dovesse capitarmi appunto di dimenticare il sacchetto riutilizzabile, ficco tutto nello zaino, me lo tengo in mano e cerco di arrivare il prima possibile alla macchina e lasciare tutto sfuso in macchina e poi portarlo su. Sono abbastanza categorica su questo, non voglio assolutamente sacchetti di plastica. E a proposito di plastica, non acquisto più l'acqua in bottiglia. Ho acquistato un anno fa, proprio preciso, una caraffa, la Britta.
anche in questo caso poi vi lascio il link qua sotto in descrizione. È una caraffa filtrante, quindi ogni mese va cambiato il filtro, ma così facendo utilizzo l'acqua del rubinetto e non acquisto quindi più bottiglie d'acqua, che in estate è un grandissimo risparmio, non soltanto di soldi ma appunto di plastica principalmente. La caraffa tiene 1-2 litri al massimo, ma ho delle bottiglie, ne ho una qua sul tavolino che adesso vi faccio vedere. Ho tipo questa bottiglia riutilizzabile che è anche termica, quindi quando poi faccio l'acqua la riempio così sta anche al fresco, o poi una bottiglia di vetro in cui metto sempre l'acqua. Infine, parlando sempre di bottiglie, un'altra cosa che ho smesso quasi quasi completamente di acquistare, diciamo che l'80% delle volte non lo acquisto, è il latte. Io prima tendevo ad acquistare molto il latte fresco, cosa che ho smesso completamente di fare da un anno a questa parte. Acquisto a volte il latte nei cartoni, anche se in realtà hanno sempre il beccuccio, quelli che cerco io, che so che mi piacciono, hanno sempre il tappo comunque in plastica, però lo compro raramente, in genere quando faccio la besciamella, perché preferisco utilizzare il latte vaccino. Oppure, i primi tempi è capitato che acquistassi il latte di soia, che non so, non mi piace più, non lo tollero più, oppure il latte di riso, il latte d'avena, insomma, il latte vegetale. Ora lo acquisto molto molto raramente, come vi dicevo, il latte vaccino solo quando devo fare la besciamella, il latte vegetale me lo faccio da me. Sono infatti 2 o 3 mesi che mi sono buttata in questo mondo grazie a mia sorella, che mi ha proprio iniziata al latte vegetale fai da te, diciamo. Tempo fa avevo fatto anche vedere il mio latte di pistacchio, di cui vado molto orgogliosa perché è veramente buono. Se poi volete vedere la ricetta, c'è nelle storie in evidenza su Instagram, quindi trovate il link qua sotto. Comunque, fatto sta che compro semplicemente la frutta secca, in genere gli anacardi e i pistacchi, ma anche l'avena o le mandorle si possono utilizzare. Le lascio a mollo nell'acqua, le frullo assieme a dell'acqua poi pulita, fresca, filtro il tutto e poi conservo in frigo per 4-5 giorni. In genere faccio sempre mezzo litro, che cerco di consumare nell'arco di 3 giorni, per fare ad esempio i dolci, sono buonissimi, ma anche ad esempio per fare il cappuccino. Io ho la macchina del caffè che fa il cappuccino e ad esempio il latte di pistacchio si monta, anche se col caffè non mi fa impazzire. Il latte di anacardi si monta ed è molto buono, anche quello di avena, quello di riso, però sto cercando di non acquistarlo più, quindi tutto sommato riesco a fare diverse cose comunque con il latte vegetale. Niente, direi che per oggi è tutto. Fatemi ovviamente sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo video. Mi piacerebbe creare più video su questa tematica, proprio perché, come vi dicevo, è un annetto che ho iniziato un percorso, quindi tante cose le ho eliminate, le sto eliminando, tante cose sono cambiate, soprattutto sto cercando di risparmiare tanto e quindi cercare delle alternative a dei prodotti già fatti, già pronti. Anche in cucina in realtà sto sperimentando tantissimo, quindi se vorreste vedere qualcosa in particolare, se potrebbe farvi piacere vedere delle video ricette o contenuti di questo tipo, mi raccomando, non esitate a chiedermelo, perché io in realtà vorrei fare tantissime cose, ma poi non so se potrebbe interessarvi o meno. Spero di nuovo che il video possa esservi utile e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!